Ciao amici e benvenuti a tutti. Innanzitutto buon anno di cuore a tutti quanti. Questo è il mio primo video del 2020. Ho deciso di fare questo video facendo un excursus del 2019 per portarvi in pista con me e cercare di capire quali sono stati i momenti più brutti e più belli del 2019. Quindi li ho catalogati tutti partendo dalla decima posizione alla prima posizione. Io direi quindi godiamoci la sigla e partiamo subito con la classifica a partire dal decimo posto. Al decimo posto troviamo l'incidente dell'ultima tappa di Varano, ovvero la penultima gara del campionato, dove mi sono, ahimè, preso con un neofita. Posto troviamo l'incidente di Magione, dove ho fatto tutto da solo e ad oggi, a 8 mesi circa di distanza, non ho ancora capito che cavolo è successo. All'ottavo posto vi ho messo poi una disgrazia, possiamo chiamarla così? Sì, credo di sì. Beh, purtroppo ho buttato forse il campionato su quella rottura, perché avrei potuto giocarla diversamente, ma purtroppo non ho potuto fare nulla. Al settimo posto invece ho deciso di mettere questo mega regalo che mi hanno fatto i miei avversari. Beh, sono ancora qui a ringraziarli, perché magari è anche grazie ai punti che mi hanno regalato loro che sono riuscito a chiudere il campionato nella posizione in cui l'ho chiusa. Al sesto posto c'è il super rimontone in partenza, che forse quella mega partenza passerà alla storia, perché, beh, porca miseria, che partenza ragazzi. Veramente ad oggi sono esterrefatto dalla partenza che ho fatto, perché più la guardo e più rimango impressionato dalla mega partenza che mi è venuta fuori.
adesso passiamo in top 5. Al quinto posto è una gara molto recente, appunto, fa riferimento allo stesso weekend della posizione numero 10 di questa classifica. Quindi troviamo la super mega qualifica sul bagnato, dove ho dato più di un secondo al secondo classificato e più di 2 secondi al terzo classificato, chiudendo poi una magnifica gara in prima posizione con 35 secondi di vantaggio. Purtroppo dove gara 2 non è stata disputata perché avversità del meteo e pista impraticabile. Troviamo un sorpasso che ha fatto tanto scalpore. Il sorpasso all'esterno sulla Dalla X di Varano fino all'ultima curva. Sicuramente lo ricorderete bene perché magari tanti di voi arrivano da quel canale. Il sorpasso all'esterno su Alberto Nasca. Chissà se Alberto continuerà a parlare. Adesso saliamo in top 3. Appunto, al terzo posto troviamo il sorpasso all'esterno nel circuito di Cervesina su Ivan Machado Perez. Beh, sorpassone e devo dire che abbastanza difficile. Al secondo posto troviamo il sorpasso all'esterno su Critelli, quindi l'ultimo weekend di gara ad Adria, dove si sarebbe potuto vincere il campionato e si sarebbe potuto perdere il campionato. Non l'avevo messo in conto di poter vincere o perdere il campionato a pari punti, visto che, appunto, come è finito, l'abbiamo chiuso in parità. Al primo posto io e Stefano Palmieri.
posto, quindi finalmente troviamo una delle esperienze più stupefacenti della mia vita. Da quell'esperienza forse si potrà correre quest'anno, ancora non è nulla di certo perché siamo in attesa di sponsor, siamo in attesa di troppe risposte da troppe persone, però c'è il fantastico test che abbiamo fatto sulla Wolf. Beh, spenderò qualche parolina dopo la clip. Moment 2019 è finito qui. Purtroppo avrei voluto metterne di più, ma poi avrei creato un video lungo una quaresima. Comunque, ad ogni modo, quello che dicevo prima, io vorrei spendere qualche parola di più sulla Wolf, che è una macchina che mi ha lasciato davvero soddisfatto della prestazione e di come si comporta la vettura e di come risponde il motore, di troppe cose, ragazzi. È una macchina fantastica. Quello che dicevo prima, ovviamente, è che ancora nulla di certo per quanto riguarda questo campionato, però stiamo giungendo al termine di quello che sarà lo stirare il programma del 2020. Dunque, questo video finisce qui, io vi ringrazio e mi raccomando, ci vediamo tra non molto qui su questo canale per un nuovo magnifico test drive. Mi raccomando, non ve lo perdete perché sarà una macchina abbastanza particolare.